Tutto pronto, partiti, cavalli della quarta corsa del pomeriggio. Dall'esterno fa partenza Hagrid, buona la partenza anche per San Cody. Anche Light May Soul è intenzionato a prendere la leadership della competizione. Ne è venuto fuori un parziale brillantissimo, con i primi tre che hanno dato sfogo alle loro capacità. In quarta posizione Gaduli dell'Alguer, poi Crystal Wind. Alle loro spalle troviamo la figura di Deauville Sweetie, Nora Moon, anche Little Prince, poi Havana Gem, Lady Cashel e lontano da tutti i Pinchus. Siamo in retta d'arrivo con Hagrid ancora davanti nei confronti di Light My Soul. San Cody che si muove per corsie esterne insieme a Crystal Wind. Di dentro ci va Gaduli dell'Alguer. Poi la corsa è divisa in due tronconi, gli altri sono abbastanza lontani. Torniamo in cima alla competizione con Gaduli dell'Alguer che prova a sferrare l'attacco di dentro rispetto a Light My Soul. Hagrid allo steccato opposto, provano a muoversi Lady Cashel, Crystal Wind ed ancora gli altri che però adesso sono veramente molto lontani. Allora Hagrid dallo steccato esterno prova a ripartire, di dentro c'è però Lady Cashel che nel tratto conclusivo passa in vantaggio. Lady Cashel che allunga decisa verso la vittoria. Hagrid è secondo, per il terzo dovrebbe essere Nora Moon. Lady Cashel con Dario di Tocco che sfrutta il ritmo serrato e viene ad emergere per il training di Vincenzo Fazio, colori di Aristide Lazzoni. La quota era di 8. Torna un po' nel suo contesto Lady Cashel, dopo il rientro ottiene così la quarta affermazione in carriera. Rivediamo lo stretto per capire anche secondo ed il terzo arrivato. Secondo sicuramente numero 10 Hagrid, quindi 6-10. Per il terzo, se non ho visto male, filtrava per corsie interne Nora Moon. Ma intanto riapprezziamo la vittoria della figlia di Terry Tuar, che con uno scatto l'ha risolta. 6 al primo, 10 al secondo. Per il terzo in realtà è una foto stretta, ma credo che sia numero 11 di Crystal Wind ad aver mantenuto il terzo gradino del podio. Quindi 6, 10, 11 è l'ordine d'arrivo provvisorio in attesa di ufficializzazione da Roma per la quarta. Tutto.